Le collezioni nel mondo sono davvero illimitate, vanno dagli oggetti più strani e insoliti fino a quelli invece più classici. Una categoria molto ricercata e collezionata di oggetti sono i peluche, che in certi casi raggiungono prezzi davvero impressionanti. Ed è un mondo che ha anche collegamenti con le case di moda. E infatti in questo video andiamo a vedere la top 5 dei peluche legati al mondo della moda più costosi di sempre. E vi dico già che c'è da tenersi forte. Bella a tutti ragazzi, sono Luca e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è una top 5 molto particolare che ho deciso di fare in seguito a un'uscita di un altro sacchiotto in collaborazione con prezzi allucinanti. Allora ho deciso di far uscire il video che avevo già in programma. Tutti abbiamo avuto dei peluche e sappiamo che comunque quelli standard, sia di grandezza che di produzione, partono dai 2 euro del mercato fino ad arrivare comunque a 70, 80, 100 euro. Però ci sono fattori che fanno alzare molto il prezzo di questi peluche, come una produzione limitata o una produzione con materiali costosi particolari fatta da aziende molto famose in questo ambito, come la Steiff, che è un'azienda tedesca, che è praticamente l'azienda che produce tutti i più costosi peluche al mondo. E un altro fattore sono appunto le collaborazioni con le case di moda. E detto questo, tenetevi forte, mi raccomando un like e iscrivervi al canale se non vi siete già iscritti. Partiamo in ordine crescente, quindi partiamo dal più basso. Eccoci in quinta posizione, quindi il meno caro, il più economico. Abbiamo un orsacchiotto di Givenchy. Come potete vedere dall'immagine è tutto bianco con una felpa con la scritta appunto col logo Givenchy Paris. Questo orsacchiotto acquistabile sul sito ha un prezzo di 110 euro, che per carità è tanto, ma non è neanche quella cifra spaventosa. E infatti vi dico già subito che non avrà nulla a che fare con le altre cifre che vedremo adesso. E comunque nei commenti poi ditemi quale preferite fra i 5 che vi elencherò. In quarta posizione abbiamo un oggetto un po' più particolare rispetto agli altri, perché non è solamente un peluche, ma fa anche da zaino. Quindi può essere considerato anche un accessorio. Ed è appunto uno zaino peluche che riproduce un leopardo di Dolce & Gabbana e ha anche le bretelle davanti e una zip nella parte posteriore. Acquistabile sul sito appunto ufficiale di Dolce & Gabbana a un prezzo di 900 euro. Quindi già qua con i prezzi siamo saliti, ma non è ancora niente rispetto a quelli che vedremo, che adesso facciamo un salto economico non da poco. E quindi andiamo subito a vedere in terza posizione cosa ci aspetta. Già solo le due marche, dato che è una collaborazione, vi farà già capire che il prezzo è salito di tanto. Questo orsacchiotto che andremo a vedere adesso è la collaborazione fra Supreme e Louis Vuitton. Ed eccolo qua. Questo orsacchiotto, ragazzi, è stato venduto su eBay tramite un'asta. Mi ricordo che anch'io ero andato a vedere l'asta, ovviamente senza parteciparci. E il prezzo è subito salito alle stelle. L'intero ricavato è stato donato in beneficenza per i bambini bisognosi. E indovinate a quale prezzo è stato venduto. Questo orsacchiotto di Supreme per Louis Vuitton, che ha tutto il monogram di Louis Vuitton e ha la box logo, la t-shirt box logo di Supreme per Louis Vuitton, appunto, è stato venduto a un prezzo di 100.000 dollari. Quindi ragazzi, 100.000 dollari, siamo già saliti di molto. Con 100.000 dollari potete comprarvi una casa, una macchina molto molto bella. Pensate qua, i collezionisti possono arrivare davvero a tanto. E ragazzi, vi dico la verità, se fossi stato pieno di soldi probabilmente avrei cercato di prendere anch'io, perché è una cosa bella, è un oggetto simbolico e sinceramente mi piace anche. Ma siccome non sono pieno di soldi, andiamo in seconda posizione che è meglio. Qua ragazzi dovete fare respiri profondi, bere un po' d'acqua, perché qua il prezzo viene moltiplicato. Abbiamo ancora un'altra collaborazione che è di Steiff, quindi quell'azienda che vi ho detto prima, con di nuovo Louis Vuitton. Come state vedendo adesso dall'immagine, un orsacchiotto che secondo me è anche molto carino, con questa faccia tenera. Il prezzo ve lo dico come ultima cosa perché c'è da spaventarsi. Andiamo a fare una piccola descrizione di come è fatto. Gli occhi sono in zaffiri e diamanti, i particolari rifiniti in oro e ovviamente gli abiti su misura disegnati dalla maison francese Louis Vuitton. Questo teddy bear è stato venduto in un'asta a Monaco e vi dico già che questo peluche è in un museo e si può ammirare al Teddy Bear Museum in Corea. Lo so che adesso volete sapere il prezzo. Questo peluche, ragazzi, è stato venduto per 2 milioni di dollari. Eh sì, ragazzi, avete capito bene, 2 milioni di dollari. E pensate che non siamo in prima posizione, siamo ancora in seconda. Quindi ce n'è uno che vale ancora di più di questo. Quindi andiamo in prima posizione. Questo peluche, ragazzi, è stato il motivo per la quale ho fatto questo video, perché è una notizia fresca fresca. Questo peluche è frutto di una collaborazione fra Dior Homme,
e l'artista americano Coz. Nome d'arte di Brian Donley. Nome d'arte che sicuramente avete già sentito, che conoscete, dato le varie collaborazioni che ha già fatto. Bene, da questa collaborazione della Paris Fashion Week spicca un peluche che state vedendo dall'immagine. I vestiti che indossa ovviamente sono di Dior, e il prezzo quindi? Lo potete trovare voi stessi in questo momento su StockX a un prezzo di 10 milioni di dollari. E voi direte, ma chi lo compra? Ma figurati. Vi dico solo che l'offerta ora come ora più alta è di 4 milioni 200 mila dollari. E so già che salirà. Quindi ragazzi, potete capire dove possono arrivare i collezionisti. Ditemi poi nei commenti cosa ne pensate, qual è il vostro preferito. Io vi lascio in descrizione anche i link degli articoli. Mi raccomando, like e iscrivetevi. Sta per arrivare un video molto interessante su un'applicazione. Quindi state pronti. E noi ci vediamo al prossimo video, quindi bella.